Sono Mario Marasca. Io Angelo. Angelo, insieme a mio fratello, abbiamo un'azienda agricola a conduzione familiare. Abbiamo un allevamento di bovini a stabulazione libera che abbiamo aperto negli anni 2006. Di seguito abbiamo aperto anche un punto vendita qui in azienda. Qui originariamente era una casa colonica e precisamente qui sotto c'era la stalla dove venivano allevate le mucche. Allevate in maniera, insomma, a stabulazione fissa, legate con le corde, con le catene, insomma, il vecchio sistema. Poi qui abbiamo rinnovato tutto, appunto un po' perché il mercato richiedeva, diciamo, anche una cosa nuova, no? Richiedeva un po' l'alimentazione più sulla qualità, quindi anche il benessere degli animali, per cui siamo partiti con un allevamento nuovo. E da lì l'idea, appunto, anche di poter portare questo prodotto che noi, questa carne, direttamente al consumatore, quindi aprire una macelleria era una buona idea, insomma. Abbiamo aderito a un PSR, questo PSR per lo sviluppo rurale, che richiedono insomma, abbastanza notevoli investimenti. Quindi abbiamo ristrutturato tutto il locale e l'abbiamo certo messo a norma come vanno eseguiti. Abbiamo qui un locale per la vendita, per l'accesso al pubblico e poi abbiamo un laboratorio dove insomma, lavoriamo, trasformiamo le carni e salumi. Sì, per i maiali li facciamo, diciamo, in giorni diversi, quindi la facciamo. Sì, le vendite sono un po', diciamo, programmate Anche la lavorazione stessa, quando lavoriamo il maiale, non lavoriamo il bovino in genere. Quanto riguarda i piani lavoro e tutto lo strumentario, in un laboratorio come questo deve essere tutto realizzato in acciaio inox proprio per la pulizia, per ottenere un prodotto e una migliore dal punto di vista anche igienico-sanitario e per il consumatore. Che permette di sterilizzare proprio tutto il laboratorio. Poi abbiamo anche per aprire i rubinetti, utilizziamo questa farfalla che si apre col piede, proprio per non sporcarsi le mani da batteri o da altre cose. Questa è la macchina tritacarne e la sua pericolosità nasce dal fatto il rischio di mettere le mani sulla vite senza fine, per cui abbiamo una protezione sopra, questa, che impedisce, di un certo calibro, che impedisce di mettere la mano in qualsiasi punto, ecco. E nel caso il macchinario dovesse attapparsi o bloccarsi, abbiamo questo attrezzo che ci permette di sbloccarlo, quindi senza mettere le mani in nessun posto. Poi c'è la sicurezza del fatto che se qualsiasi protezione viene smontata, viene mossa, viene rimossa, la macchina si blocca da sola, perché è un sistema magnetico che blocca l'interruttore, si spegne. Questa è l'affettatrice, molto utilizzata appunto dai macellai, e dunque la parte pericolosa anche qui, la cosa principale è la lama. La lama è la cosa che fa più paura di tutti, perché quando apriamo la macchina la lama è libera. Quindi allora è molto importante, quando si deve infettare qualcosa, mettere il pezzo a lama chiusa, la lama deve essere chiusa. Posizionare il pezzo qua e utilizzare questo bracciolo per bloccare il pezzo di carne, che tu praticamente non vai a toccare niente vicino alla lama, non ti avvicini per niente, ma tieni la mano qua. Questa è la cosa, quella più importante per quando si opera. Ma poi un altro rischio è quello della pulizia, perché nella pulizia noi andiamo a smontare tutti i pezzi. Andiamo a smontare i pezzi, però anche qui la macchina, io adesso la metto in moto, se noi andiamo a smontare il coprilama, la macchina si ferma. Oppure se noi andiamo a sollevare qualsiasi cosa, la macchina viene bloccata. C'è un sistema elettrico che si blocca. Quando devo fare la pulizia del carrello, ecco, la macchina rimane bloccata, non si apre più. La lama non si apre più. Quindi questa è una sicurezza, perché la lama è la parte più pericolosa. Tutto lungo la lama abbiamo sempre una protezione sopra, che quindi noi, anche se puliamo, non
tocchiamo mai la lama libera. Ecco, noi facciamo questa operazione. La mano che si avvicina alla lama. Quindi è protetta. Noi andiamo a aprire la macchina. La macchina si blocca. Anche questa è un'altra sicurezza, in modo che nessuno possa mettere le mani sulle parti in movimento. Stop. Accesso. Questa è la cella frigorifera, dove appunto il freddo è la cosa che può farci male, per cui l'ingresso all'interno della cella è necessario un indumento di protezione per il freddo. Nella cella abbiamo questa maniglia di emergenza, nel caso che accidentalmente uno rimanesse chiuso all'interno, abbiamo questa freccia fluorescente che ci permette di uscire e di aprire. La movimentazione all'interno della carne viene fatta tramite questa guidovia e con dei carrelli mobili, come in questo caso. Due pezzi possono uscire per essere lavorati.